un incontro sulla dispersione dell'elusione scolastica con il prefetto, il direttore dell'ufficio scolastico regionale ed i sindaci che devono stimolare soprattutto queste segnalazioni e raccordarsi con i dirigenti scolastici per poter arginare il più possibile la dispersione dell'elusione scolastica. Napoli e la Campania sono in media con le altre città, si sta facendo molto. A mio parere sì, noi abbiamo una rilevazione dell'ultimo triennio che ci ha permesso di verificare che i numeri sono diciamo, in media con la media nazionale e soprattutto c'è un trend positivo, lievemente positivo, ma sicuramente rispetto all'ultimo triennio c'è un'evoluzione positiva. Quindi siamo confidenti che la collaborazione interistituzionale, collaborazione fra le scuole, l'importanza dei sindaci, l'importanza di cogliere subito i segnali predittivi su dispersione e elusione ci possa portare a migliorare ancora di più la situazione. Perfetto. Ma credo che questa riunione di oggi, questo incontro con tutti i sindaci, autorità giudiziarie, forze di polizia, sia anche l'esempio di come questa collegialità debba avvenire ogni giorno, perché questo tema è un tema importantissimo. La situazione che si è venuta a creare, cioè che abbiamo un trend positivo in termini di elusione e di dispersione scolastica, grazie alla collaborazione della direzione regionale scolastica, e qui abbiamo il dottor Acerra, credo che sia anche il segno che siamo vicini a una svolta, ma dobbiamo perseverare su questi percorsi.